Ci possiamo dire ben trovati, ben trovate. Abbiamo tanto tempo da passare insieme, ricercare, sperimentare, costruire. Però anche l'ascolto fa parte dell'esercizio. Questo rappresenta un po' per me un esercizio all'ascolto che è durato tanto tempo, che sta durando ancora. Insisto su questa cosa del mettere insieme il canto di tradizione orale del vecchio mondo contadino con l'ascolto dei suoni nell'ambiente. Perché un po' si sono avvicinate, diciamo, si è un po' avvicinato la pratica un po' più contemporanea, se vogliamo, di sperimentare con il suono nell'ambiente, che sia rurale o urbano, e la pratica pura del canto, cioè cantandolo. E questo intendo per pratica pura del canto, cantandolo. Dove? Passeggiava invece di un giorno spasseggiava.